Benvenuti in un nuovo video. Volevo fare un video perché ho appena comprato la plastificatrice alla Lidl e sono troppo felice, allora volevo aprirla con voi. In realtà stavo già iniziando ad aprirla quando ho detto vabbè, dai, apriamola con loro. Allora, non costa neanche tanto, mi pare su 18 euro, quindi è andata bene. Ma questa è la plastificatrice e questi sono i fogli. Allora, c'è scritto che sono. Non c'è scritto quanti sono. Trenta pellicole per plastificare a caldo e 10 porta biglietti da visita. Allora, ci sono quelli in A4. Sono questi, quelli in A3 e poi quelli piccolini da visita, bellissimi. Allora, io volevo fare la prova con un disegno, così poi lo regalo a mia sorella, già tutto bello plastificato, che è questo. Metterlo qua dentro, è grande giusto. Come si fa ad aprire? Ecco. E si apre. Si mette dentro e poi si va a plastificare. Yay! Allora, tiriamo fuori questo. Adesso l'attacco. Ok, finalmente si è acceso il pulsantino verde, quindi adesso proviamo. Allora, bisogna metterla con la parte che non si apre sotto e farla andare. E già va da sola. Adesso vediamo un po' come verrà fuori. Spero che rivenga bene. Sembra che sparisca così. Non c'è più. Che bella! Tutta dura. Bella. Calda. Aspetta, spegniamo subito prima che incendio tutto. Guardate che bella, tutta luccicosa, stupenda. Veramente bella. Adesso mi metterò a fare un sacco di tipo clip per tipo quelle, insomma, disegnini plastificati per poi metterle sulle graffette per l'agenda o anche per le creazioni in resina, anche se non ho finito ormai la resina, però dovrò ricomprarla. E questo è tutto, volevo solo farvi vedere come funziona la plastificatrice, che in questo periodo quindi potete trovarla alla Lidl. Anche se non avevo trovato i fogli aggiuntivi che di solito vendevano, che vedevo quando c'era la plastificatrice, vendevano anche quelli, vabbè, magari li metteranno più avanti. E basta. Questo era un video molto breve, giusto per farvela vedere. E un bacione a tutti, un abbraccio, ciao ciao!